Cari amici, domenica 3 aprile 2022, 106esima edizione del Giro delle Fiandre, 272,5 km di lunghezza, 17 muri affrontati ed oltre 15 km di pavé. Volata vincente per Van der Poel, che vince questa edizione. Ma andiamo con calma. Nel frattempo iscriviti al canale e lascia un mi piace. Mi fa piacere. Cominciamo. Da segnalare, qualche chilometro dopo l'avvio della gara, una caduta per Tadej Pogačar, che ha recuperato subito. Nel frattempo, un gruppetto di 9 corridori ha preso le distanze dal gruppo. A 200 km dal termine, i minuti di vantaggio raccimulati dai 9 battistrada era di oltre 4 minuti. A 100 km dal termine, il distacco è rimasto più o meno uguale. Ma a questo punto il tracciato movimentato ha cominciato a dare una nuova conformazione ai corridori. Si è formato infatti un secondo gruppetto. A 71 km dalla fine i distacchi variano ancora. Ma attorno ai 50 km dal termine il gruppetto dei primi viene ripreso. Sul pavé Pogačar effettua un'accelerazione e guadagna terreno, seguito come un'ombra da Kasper Asgreen. È a questo punto che la gara si infiamma. A 46 km dal termine, sul muro in pavé del Koppenberg, transitano per primi, con un vantaggio di 16 secondi, Wright e Van Baarle, riprese a 40 km di distanza da Van der Poel, Pogačar e Valentin Madouas. A 28 km dalla fine, quindi, si è formato un quintetto composto da Wright, Van Baarle, Van der Poel, Pogačar e Valentin Madouas, i quali hanno un vantaggio di oltre un minuto sul resto degli inseguitori. A 17 km, Pogačar e Van der Poel allungano di qualche metro rispetto agli altri tre. Il loro vantaggio rimane sino a qualche centinaio di metri dal traguardo. Nessuno dei due però parte in volata e vengono raggiunti dai tre inseguitori. A questo punto Van der Poel decide di vincere la gara e taglia per primo in volata il traguardo. Delusione per Pogačar, che taglia il traguardo al quarto posto. La classifica finale, come detto, vede il primo posto per Van der Poel con il tempo di 6 ore 18 minuti e 30 secondi, seguito da Dylan Van Baarle, Valentin Madouas e Tadej Pogačar con lo stesso tempo. Quinto posto per Stefan Kung con il tempo di 6 ore 18 minuti e 32 secondi. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video. Un saluto sportivo da Lucoral.